Ragazzi miei, abbiamo rischiato, eh. Abbiamo rischiato perché non chiudiamo mai queste partite, non le chiudiamo mai. Io avevo il sentore che questi potevano pure pareggiare. È andata bene stavolta, è andata bene. Certo, gol mangiati a volontà, gol mangiati a volontà. Ma, caro Lucianone, hai capito che Frattesi doppietta tra le altre cose? Frattesi è 50.000 volte meglio di Brian Cristante, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma non c'è paragone, non c'è paragone. Poi adesso casualmente ha fatto doppietta, però è sempre lì, propositivo, è sempre davanti, sempre che pericoloso. Cioè, comunque l'Italia ha fatto una buona partita al primo tempo, aggressività davanti, Zaniolo. Sì, si può dare un 7, si può dare, dai, giusto perché di per sé ha creato un po' di scompiglio di davanti, ma non è che a me non mi piace, cioè lo esaltano troppo, secondo me. Zaccagni è riuscito a cogliere l'opportunità sul primo gol, di una scivolata pazzesca del difensore ucraino, e poi da lì è nato il gol, tutti i gollonzi, 2-0 anche, con il gioco sospetto, ma in realtà non c'era assolutamente, un rimpallo con Raspadori, mamma mia, Raspadori, madonna mia, tutte e due di collo le ha prese, io non capisco, ma poi Spalletti, ma perché sti giocatori, Gnonto, madonna, e parlo sempre delle stesse cose, Gnonto, si dribbla da solo, sto qua, ma dimmi te che giocatori ci abbiamo. A un certo punto era in area, invece di tirare, che fa? Torna indietro, si dribbla da solo. Fa schifo, ma perché? Perché lo convocano? Ma perché lo mettono in campo? Ma perché? Io veramente non concepisco perché sto giocatore deve per forza andare in nazionale. Fa schifo, senza offesa, ma fa schifo. È un bidone. Ma io non lo so. Questo corre, lì, però non sa cosa fare e passa dietro. Quando va in avanti, non vuole rischiare di saltare l'uomo. Magari se gli riesce, la mette in mezzo. Poi quando arriva davanti alla porta, non tira. Cioè, ma che cacchio di giocatore è, Sognonto? Ma io veramente non capisco. Comunque, tra le altre cose, alla fine sono messi soliti nomi, facciamo. Barella ha fatto una buona partita, così come Bastoni, Scalvini, in un certo senso anche Di Marco. Errore madornale sul gol del 2-1 dell'Ucraina, ha riaperto un po' la partita. La difesa dell'Ucraina fino a quel momento non è che ha fatto chissà che cosa. Si è andata di sfiga anche attraverso i Locatelli. Insomma, potevamo fare molti più gol. 2-1, striminzito, per quello che si è visto in campo, poteva finire 3-4-1 tranquillamente. Solo che non chiudiamo mai queste partite. Spalletti postizzito dalle domande della giornalista subito dopo la partita. Eh sì, però i giocatori poi comunque hanno creato tanto, hanno fatto una buona partita, però gente che la butta dentro non c'è, gente che la butta dentro non c'è. Raspadori ha fatto qualcosa di buono, ma alla fine due tiri tutti e due alti, cioè Zaccagni anche a un certo punto poteva fare un po' di meno, ma Zaccagni è già diverso. Comunque vabbè, archiviamo queste due partite. Peccato non aver vinto con la Macedonia, ma di per sé siamo ancora lì, 7 punti, una partita in meno con Macedonia e Ucraina, quindi siamo ancora in ballo, niente perduto. Quindi, boh, adesso penseremo poi a ottobre, la partita con Malta e con l'Inghilterra, quindi sarà tutto poi da vedere. Tra un mese cambieranno le carte in tavola e tanto quanto, ci saranno giocatori disponibili, ci sarà. Spero anche Acerbi, insomma, quattro interisti in campo contemporaneamente non li vedevo da, forse non l'ho mai visto nella mia vita, quindi è bello vedere giocatori, diciamo, del tuo club, no? Poi sono tutti insieme, come ho ricordato che scriveva pure Barella. No, comunque, Frattesi titolare fisso, cioè, non che ce lo diciamo, Frattesi Barella. Al momento i centrocampisti più in forma del momento e sicuramente i più decisivi, cioè, non dico i più forti in assoluto in questo momento, stanno rendendo meglio. Frattesi segna sempre, la nazionale segna, la combinazione con la Macedonia non ha giocato, ha segnato, che ha segnato già Immobile. Quindi comunque ragazzi,
L'importante è che la vittoria è arrivata, i tre punti erano importanti, meno male che abbiamo ottenuto, perché non avessimo vinto questa partita, per un mese, non sentiamo parlare d'altro. E poi fosse finita in un'altra maniera, non so, sarebbe stato davvero, davvero duro. Comunque, va bene così. Ora, finalmente, se nazionali ci ritorniamo, un'agonia, è stata un po' un'agonia questa settimana. Anche tra le notizie di vari infortuni, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, di Sanchez che ha problemi, però non ha problemi, l'anemia, le cose, però è stato in forma, Cuadrado, adesso la tendinite, adesso facciamo i conti questi giorni qua della gente che torna dalle nazionali, vediamo un po' chi torna sano, chi torna intero, perché tutte le volte è così, ogni volta sembra far la conta, far l'appello, tu come stai, tu com'è, tutte le volte arriviamo sempre a acciaccare i giocatori. Te cacchio di pause proprio in mezzo al campionato, porca miseria, oh. Cioè, sono fastidiose. Comunque, ragazzi, stiamo tornando finalmente alla carica col campionato. Derby sabato, sarà un derby tosto, divertente, chi lo sa, ma comunque molto combattuto, sì, sicuramente, vedremo un po' chi giocherà, chi no, tanti assenti ci saranno, ma l'Inter a quanto pare è una rosa abbastanza lunga, quindi Inzaghi le scelte le ha, poi da qua a sabato tutto può succedere, quindi staremo poi a vedere. Ragazzi, Forza Azzurri, non magari abbiamo vinto, perché sennò sarebbe stato un vero disastro. Noi ci vediamo prossimamente, giovedì sicuro col gameplay di Inter Milan con eFootball 2024, 99% sicuro che sia con quel gioco lì, e poi commento post partita. Questo weekend già vi avviso che non riuscirò a vedere la partita bene, perché sarò fuori porta, perciò insomma anche se riuscirò a vedere il derby in qualche maniera cercherò di vederlo, in qualche maniera cercherò di fare commento post partita, sicuramente entro la notte lo farò, sia comunque sconfitta, pareggio, vittoria, comunque in qualche maniera sapete che nel post partita magari sono un po' più lungo a registrarli e pubblicarli, però abbiate pazienza, il tempo materiale di farlo. E che va canale, mi raccomando, statemi bene e buon proseguimento di settimana. Ciao!